è questo rumore? No ragazzi, viene da qui il suono. Ma c'è una porta, eppure senza maniglia. C'è una maniglia! È una chiave! Guardate! Ma è lunghissimo ancora questo tunnel, ragazzi! E questa chiave! Ma che è successo? Dove? Usciamo! Usciamo! C'è la mossa della tua bambola! Aspetta, però ti devi dare un nome! Mi chiamo... Giorgia, però non mi fai fare niente con questa bambola, non posso andare in macchina, non posso andare al ristorante, non posso andare in aereo. Va bene, guarda, facciamo così, io ho da andare a sistemare la camera, va bene? Quindi ti lascio qui con Rosina, bella, ci vediamo dopo, va bene amore? No, mamma. Eh sì, amore. No, dai, ma io mi annoio a giocare da sola. Vabbè, dai, gioca col babbo, senti lui. Uffa, va bene. Babbo, dimmi Giorgia, visto che la mamma è andata su e non sta più giocando con me, ci puoi giocare te con me? Con che cosa Giorgia? Con le Barbie. Giorgia, ma dai, ma non sono mica una bambina che gioco con le Barbie. E poi comunque sto lavorando, quindi hai tante attività da fare, trova qualcos'altro da giocare, va bene? Dai. Uffa ragazzi, nessuno vuole giocare con me. Aspetta, però non posso giocare con questi, ma posso giocare con i pattini. Sì, me li voglio subito mettere. Giorgia, per piacere, guarda, è 10 minuti che mi passi davanti, mi sta girando la testa, per piacere, togli di pattere, anzi, sai che faccio? Mi sposto io che faccio prima, vai. Mamma mia, Giorgia, guarda con questi pattini, ti ho detto un sacco di volte, con i pattini in casa non ci devi stare. Giorgia, allora, vieni qua, Giorgia, per favore, vieni qua. Giorgia, togli i pattini e prendi questi giochi e li porti giù, non in camera tua, giù, perché in camera tua intanto non c'entra più nulla. Li prendi e li metti vicino al garage. Ci siamo capiti? Sì, va bene. Bene, io sono in cucina se hai bisogno. Andiamo giù a portare questo. Ragazzi, tutte le volte che vengo qua sotto ho sempre molta paura, perché è buio, è freddo e ho paura, molta paura, ci sono i fantasmi. Oh mio Dio. Ho paura ragazzi, ma molta paura. Ho moltissima paura ragazzi, non vedo più nulla perché è vero. Questo qui è l'ultimo, perché qua giù non ci voglio più tornare. Allora, dove lo metto questo? Ah, qua, c'è spazio. Che cos'è questo rumore? Basta, era stata la mia immaginazione. No, non è stata la mia immaginazione. Che cos'è questo rumore? Ma da dove arriva questo suono? Ho paura. No, ma... non capisco da dove arriva, che suono è? Ma da dove arriva questo suono? Voi lo capite ragazzi, lo sentite? Forse arriva da qui? No, forse da qui, non lo so. No. Forse da qui. No ragazzi, viene da qui il suono. Ma c'è una porta, eppure senza maniglia. Ma... Ah, mi sei venuto qua dentro, no? Che paura, devo chiamare subito la mamma e il babbo. Mamma! Mamma! Mamma!
Giorgia? No, stavo portando i giocattoli. Ok. E ho sentito un rumore. Che rumore avresti sentito giù? Non lo so, non capivo, ma era tipo qualcosa di simile. Ma dove giù, Giorgia? Giù nel garage. Dentro il garage sentivi questo suono? Hai presente quando scendi giù? Sì. C'è quella stanzina dove ci sono tutti i miei giocattoli. Ok. Bene, lì l'ho sentito il rumore. Ma da dove veniva? Cioè, nel senso, lì dove? Così a caso? No, non ho capito da dove veniva. Tipo dalla porta. C'era una porta giù. Nello stanzino dove ci sono i giocattoli non c'è nessuna porta, Giorgia? Sì, invece c'era. Ma sei sicura? Sono sicurissima, babbo. Ok, allora mi stai facendo preoccupare, Giorgia, perché io sappia, lì non c'è nessuna porta, Giorgia, eh? Invece c'è. Quindi tu hai appoggiato l'orecchio e hai sentito il rumore? Sì. Ok, io direi di chiamare la mamma, così vediamo, magari lei sa qualcosa. Cinzia! Cinzia, vuoi venire per favore? Che succede? Che mi chiamate così a gran voce? C'è un piccolo problema che mi sa che abbiamo bisogno anche di te. Tipo? E te lo dice Giorgio, perché io non so se credergli o no. Perché io sono andata giù a portare la mascherina e ho sentito un rumore strano in quella stanzina dove metto tutti i giocattoli. Un rumore strano? Che rumore hai sentito mai? Tipo un gocciolio dell'acqua, un rumore che mi faceva venire i brividi. Sei sicura, Giorgia, che non c'era l'acqua per terra? Sì, ero sicurissima. In ogni caso, nella stanza dove c'è i suoi giocattoli non c'è l'acqua, perché sennò i giocattoli andrebbero buttati. Quindi direi tutte e tre di andare giù e andare a controllare, perché magari è frutto della sua immaginazione. Andiamo, dai. Andiamo. In quella stanza là. Ok, Giorgia, è qui la stanza? Ah, questa? Questa. E dove lo sentivi questo suono? Qua. Qui? Ma hai visto che c'è una porta? Io non me la ricordavo, Salvo, e te? Ma io neanche. E questo è il suono. Però è inquietante, ragazzi, a me mi fa paura, Aspetta. Giorgia, vai avanti te, senti. No, che va avanti te? No. Ragazzi, il suono viene veramente da qui, però non capisco da dove si apre questa porta. Dimmi. Se io tolgo questo. No. Ma c'è una maniglia! È una chiave! Ma perché non si sapeva di questa porta? Ma io non me la ricordavo, Vieni da qui. Cioè, vieni da qui. Cinzia, che si fa adesso? Che si fa? Si prova a vedere se è aperta? Prova. Prova. Ok. Insieme. No, ma vai te! No, insieme. Insieme. Allora, innanzitutto va spostato questo, È pesante. Ok, allora mettiti. Vai, apriti. No, apro io. La porta è aperta, ragazzi. No. Ok, allora Cinzia, Giorgia, io direi di fare una cosa. Andiamo su, che c'è un po' di luce, e cerchiamo di capire come entrare e che cosa fare, perché qui sinceramente io comincio a avere paura. Andiamo, no, io giù. Anche, andiamo via. Di sicuro, ragazzi, giù c'è qualcosa o qualcuno. Ora bisogna capire però che cosa fare. Mamma Cinzia, Giorgia, voi che cosa consigliate? Io consiglio di prendere qualche arma e andare giù a vedere. Secondo me invece bisogna chiudere la porta e basta. Voi siete pazzi, andare a vedere? Perché? Io invece do ragione a Giorgia, prendiamo qualche arma, perché magari aprendo la porta c'è qualcuno e ci salta addosso e bisogna difendersi. Che possiamo prendere? Andiamo in cucina, vediamo se troviamo qualcosa. A vedere. Questo, con questo mi sento sicura, però... certo, poi che fanno sculacci? Vabbè, no. Ok. Su, dai, Giorgia, bisogna andare a vedere chi c'è giù. Ma questo? Ma che preso un battitappeto, Giorgia? Anche te? No. Allora, un battitappeto è un maestro. Certo che siete due assassini così, Ho capito, però fa male. Ok. Cosa prenderesti? Sentiamo un po'. Non lo so. Oh, guarda, un
bastone, cioè una scopa. Ok, mi sa che siamo muniti di armi e possiamo andare a vedere chi si nasconde dietro quella porta. Andiamo, ragazzi. Però è avanti te. Non andiamo avanti te? No, te. Vado io. Ma perché devo andare sempre avanti io? Perché te sei il maschio della casa? Ma che vuol dire? Anche io posso avere paura, no? Ragazzi, siamo sicuri di voler aprire la porta? No, 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 non aprire. Io comunque solo non lo sento più, quindi possiamo andare via, No, il suono c'è sempre, quindi andiamo. Apro io? Sì, vai, vai. Questo è Babbo Paura. Babbo, Babbo. Ok. Si sente forte, ora. Non si sente più forte il suono. Chi è? C'è qualcuno? No. Ehi! Ah! Che cos'era? Non lo so. Non lo so. Ragazzi, ma siete sicuri di voler andare? No. Ah! Che è successo, Giorgio? Dove? Non lo so. Dove? Andò laggiù, eh? Andò laggiù, io ho paura, usciamo, usciamo, ho paura. Ok. Ma che posto è, Salvo? Non lo so, non lo so, è la prima volta che vedo questa porta e tutto quello che c'è dentro. Babbo, chiudi. Ok. Giorgia, che facciamo? Andando, prima cosa voglio proprio sigillarla questa porta. Ho capito, Giorgia, ok, la possiamo anche sigillare, però ascoltami, vieni qua, ascoltami. Bisogna in qualche modo capire da dove viene questo rumore, perché sai che cosa succede adesso? Che questo suono ci rimarrà nell'orecchio e se continua non possiamo neanche dormire perché avremo sempre paura. Quindi bisogna capire da dove arriva questo suono e soprattutto quel tunnel dove ci porta. Esatto, io farei un punto della situazione, cioè okay. Tu hai girato l'angolo, sì. E c'era un corridoio. Sì, 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 buio e lungo. Che si fa, Giorgia? Si va a vedere piano piano? Facciamo così, arriviamo. Se abbiamo paura usciamo e magari ci andiamo un'altra volta. Ok. Te la senti, Giorgia? Sì. Tu mi dai la mano e ti porto io con me, va bene? Ok, tanto questo fa male. Ok, vai. Proviamo, Giorgia, ok? Se hai paura magari non ci andiamo. No, questo suono, ragazzi, è terrificante. Ok, tu stai dietro a me, Giorgia. Ok, ragazzi, allora ci stiamo inoltrando in questo tunnel buio. Vedo anche volare delle farfalline, insetti, non lo so. Giorgia, stai attenta a dove metti i piedi, sì. Ok. Piano piano, Giorgia, che qui non so, c'è della roba buttata. Qui c'è una chiave, ma che cos'è? Dove? Qui. È questa chiave! Giorgia. Cos'è? Non che so. Avete visto? Qualcosa mi è passato accanto. Ok. Che ci conta? Lo sentite? Ragazzi, lo sentite? Ma da dove arriva? C'è un sacchetto. Sacchetto? Oh, ma c'è un buco nel soffitto. No, vada qui. Avete sentito? Sì. Questo era diverso questo suono! Ci stiamo avvicinando forse! Guardate! Ma è lunghissimo ancora questo tunnel, ragazzi! Oh, mamma mia, ma come si ragazzi, fa? Io non so cosa fare, se continuare o no! Giorgia, te che dici? Ma continuiamo un altro pochino! Ok, però se sentiamo un suono ci fermiamo, Ho paura! No! Sono dei tronchi marci. Che è successo, Giorgia? Che è successo? Dove? Dove l'ha visto? Vabbè. Sopra, qualche parte. Ho capito, Giorgia, ma io non penso che sia il ragno a fare questi rumori, eh. No, continua ancora. No. Oh, che paura. No, no. Ragazzi, io... Oh. Ma dov'è? Dov'è? Se c'è qualcuno, vada via! Ma che è successo? Dov'è? Usciamo! Usciamo! Corri! Corri! Ciao! Aiuto! Aiuto, ragazzi! Aiuto! Usciamo! Usciamo! Usciamo!
allora facciamo così. Andiamo subito su. Andiamo subito su. Prima è vero, giusto, hai ragione, guarda. Anzi, c'è anche la chiave, chiudiamo a chiave. Andiamo su. Andiamo su di corsa. Dai, 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 dai. Su, su, su. Su, andiamo. Chiudete la porta, chiudete la porta. Ok, anche questa, anche questa, chiudila. Ho inventato un casino perché ho visto una cosa sopra la tua testa. Man mano che si andava avanti per quel corridoio strano con tutta quella roba, il suono sembrava più vicino. È vero, come è se vero. Fosse profondo. Ok. Ci sarà una grotta. Boh, tu che pensi, Giorgia? Non lo so, ma quando siamo quasi arrivati in fondo ho visto mezza stanza. Ragazzi, non siamo arrivati fino in fondo. Avete visto, ci siamo veramente impauriti tantissimo. Però non sappiamo dove porta quel tunnel. Potrebbe portarci in una grotta, in un passaggio segreto, in un bosco. In qualche modo va scoperto, perché non abbiamo capito che cosa c'è, se c'è qualcosa, se c'è qualcuno, perché continua a ripetersi sempre quel suono e incominciamo a avere veramente paura. Ragazzi, a questo punto dobbiamo concludere il video, perché io, la mamma Cinzia e Giorgio dobbiamo capire come muoverci, come comportarci con questo problema che abbiamo in casa. Te, Giorgio, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì, babbo. Ragazzi, se scoprite una stanza oppure un passaggio segreto, non ci andate mai da soli, perché può essere molto pericoloso. Lo sapete perché? Perché magari c'è qualcuno che vi può rapire. E vi immaginate se ci andavo da sola che succedeva? Se volete scoprire che cosa si nasconde in fondo a quel tunnel, ragazzi, scrivetecelo nei commenti e ci prenderemo di coraggio e cercheremo di fare un secondo video e capire a questo punto che cosa si nasconde dentro quella stanza. E se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale.